docenti organizzati dall'università, perfetto, organizzati dall'università, e abbiamo iniziato con Manzoni. Questo perché in passato, tra settembre e ottobre, abbiamo dedicato due appuntamenti a Dante, appunto un primo appuntamento 2 anni fa legato alla programmazione della commedia e un secondo appuntamento relativo ai percorsi danteschi. Questa formula era piaciuta e quindi molti mi hanno scritto chiedendo anche un lavoro simile su Manzoni. Pertanto, quello di oggi è un incontro preliminare di aggiornamento su strumenti e pubblicazioni uscite nel frattempo. Poi l'anno prossimo l'idea è quella di riprendere il discorso su Manzoni proprio in previsione dell'anno manzoniano e di chiedere anche a voi docenti che avete partecipato, partecipate oggi all'incontro, di magari presentare percorsi e attività che avete sperimentato in classe. Questa è un po' la formula che vogliamo adottare. Quindi un primo incontro di premesse metodologiche di aggiornamento bibliografico e un secondo il prossimo anno con i percorsi didattici. Parlerà prima il professor Giuseppe Polimeni e appunto durante il suo intervento metterò in chat il link per la firma, quindi mi raccomando tenete sotto controllo la chat. In seguito lasceremo spazio alle domande, il professor Polimeni poi ci dovrà lasciare, concluderò io con una rassegna di strumenti critici, siti e volumi usciti negli ultimi anni che sono utili per un aggiornamento per appunto, la scuola. Adesso lascio intanto la parola al prof. Barucci e poi partiamo con il nostro momento di formazione. Buonasera a tutti, ben ritrovati per chi ha già partecipato alle iniziative organizzate dal Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Università degli Studi di Milano e al corso di laurea in Lettere, il corso di Lettere Moderne dell'Università degli Studi di Milano. Siamo nel solco di una vivacissima iniziativa, attività per l'appunto di questi enti di formazione e approfitto in primo luogo per informare che il Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici sta creando un portale specificamente dedicato alla didattica che sarà molto presto online e sul quale verranno caricati i video, nonché i materiali di tutti gli incontri degli ultimi 3 anni, ormai possiamo dire, tra cui anche questo, per cui vi informo che stiamo registrando per l'appunto questo incontro. Ne approfitto per salutare una mia laureata che non vedo da un po' di anni, ti vedo il nome, e detto dopo questo momento di interesse privato in ufficio torno al mio più serio dovere e ho il grandissimo piacere di presentare questo incontro manzoniano dedicato ai promessi sposi a scuola, metodi e strumenti, il professor Polimeni del nostro dipartimento, che è un studioso di Manzoni di fama assolutamente nazionale. Noi siamo sempre molto parchi nelle presentazioni, qui mi limito a ricordare che il professor Polimeni è di Scuola Pavese, è un allievo di Angelo Stella e nel suo percorso, ovviamente molteplici ambiti, si è occupato di rapporti a Latino, volgare, diciamo fino al 500, di diffusione dell'italiano, quindi dell'attenuazione della conoscenza della lingua italiana tra 7 e 900, diciamo così, e naturalmente di linguistica manzoniana, ed è appunto qui, proprio in questa veste. E ricordo che credo un paio di anni fa ha pubblicato Il filo della voce dedicato proprio a questo argomento. Con questo non rubo altro tempo, il professor Polimeni poi per ulteriori impegni dovrà lasciarci il termine della sua presentazione, ma
forse qualche minuto per magari qualche risposta nel caso riuscirà a rubare. Naturalmente lo ringrazio ovviamente per la sua presenza, quindi qui lo stesso. In questo mi taccio. Grazie, grazie al professor Barucci, spero mi si senta, e per questa presentazione diciamo, molto generosa. Sono certo che l'amicizia, diciamo, è la stima che è reciproca, che lo fa parlare così. E ringrazio con lui la professoressa Villa, perché veramente hanno un'organizzazione e una capacità di coinvolgimento importante, che un po' diciamo invidio, perché veramente riescono così a raggiungere i colleghi che insegnano nella scuola secondaria. E tra queste 212 persone ho visto, così scorrendo un po' l'elenco dei presenti, che ci sono degli amici, dei docenti che collaborano alle nostre ricerche manzoniane, e ci sono dei miei studenti che ora insegnano, dei miei compagni di studi, quindi insomma sono molto contento, e c'è anche qualche mia docente di quando ero studente liceale, quindi con un po' di emozione diciamo vi parlo, anche perché so che tra voi ci sono persone che, come dire, frequentano il Manzoni da sempre e lo fanno quotidianamente. E questa è una cosa che mi emoziona, perché per me vuol dire oggi confrontarmi con chi il Manzoni come dire, davvero lo frequenta, cioè trascorre del tempo in sua compagnia, dialoga col testo manzoniano, e credo che voi sappiate meglio di me che è un testo che ogni volta che viene letto o riletto da soli o in classe o in un gruppo manifesta degli aspetti particolari. Mi scuso se questa lezione di oggi toccherò magari testi di cui ho già parlato in altri incontri di aggiornamento, cercherò di farlo in un'ottica diversa, ma ho fatto una scelta per così portare qualche proposta concreta alla didattica, spero, di tutti i giorni, e anche sentire un po' il vostro parere nella parte che dedichiamo alle domande. E fa molto piacere vedere che, diciamo, ci sono 216 insegnanti che quotidianamente che hanno fatto la loro mattina a scuola, e che oggi, come dire, sono qui per ascoltare il tema manzoniano, per discutere del Manzoni. Questo vuol dire che Manzoni è un protagonista nella storia e nella quotidianità della scuola. Manzoni è entrato nella scuola molto presto, addirittura le sue poesie, gli inni sacri, ma non solo, così come le tragedie, sono state lette da subito nella scuola. Il romanzo è entrato nella scuola da subito, e precisamente con la ventisettana, cioè viene letto subito nella scuola proprio all'indomani della pubblicazione. Ne abbiamo traccia nei diari dei docenti, nella programmazione fatta dalle varie scuole, nei registri. Così poi nella versione del 40, anche se la ventisettana, cioè l'edizione del 27, è quella che ha un successo fino a fine secolo, no? Perché si imponga la quarantana, davvero dobbiamo aspettare gli anni 80 dell'Ottocento, nella scuola. Ostacola un po' l'ingresso del Manzoni nella scuola il fatto che nel 1868 Manzoni, interpellato dal ministro della pubblica istruzione Emilio Broglio, presieda la commissione che deve così proporre una lingua per tutti gli ordini del popolo, cioè della società, e Manzoni in 3 mesi scrive, come sapete, la relazione che
è una proposta molto chiara, cioè prendiamo la lingua di Firenze e, come dire, sostituiamola in un certo senso a tutti gli altri idiomi d'Italia, cioè tutti i dialetti. Questa proposta genera una discussione, io uso un aggettivo un po' a ragion veduta, impressionante, cioè escono quasi 200 testi in un anno sulla proposta di Manzoni, in un anno, quindi sulle riviste, sui giornali, la stampa, diciamo, dell'Italia da poco unita, si ritrova a discutere della questione della lingua intorno alla proposta manzoniana. Quindi a quel punto c'è un rallentamento nell'opzione della lettura scolastica dei Promessi Sposi. Non tutti sono d'accordo a introdurre la lettura nella scuola, perché è una lettura che pare orientata al fiorentino, no? A questa introduzione del fiorentino, con cui non tutti sono d'accordo. Sarà poi il Novecento, i primissimi anni, a sancire l'obbligo della lettura manzoniana, cioè nei programmi, da un certo momento in poi, vado a memoria, mi pare dal 1906, ma comunque da quegli anni, la lettura diventa obbligatoria e non sarà, voi sapete che non è più obbligatoria, ma è facoltativa, anche se caldeggiata, a partire direi da una quindicina d'anni fa, mi pare il ministro Moratti, che il ministro Moratti abbia introdotto, abbia fatto cadere l'obbligo e abbia introdotto appunto l'opzione. Però credo che molti di voi, se non tutti, alla fine leggano Manzoni non solo nelle classi della scuola secondaria di secondo grado, ma anche in quelle della scuola secondaria di primo grado, dove naturalmente i problemi sono un po' diversi e anche le opzioni di lettura. Ma su questo avevo tenuto una lezione agli insegnanti a Trieste e anche qui c'erano state riflessioni molto molto interessanti. Di Manzoni l'anno prossimo parleremo, credo, molto, anche se quotidianamente ci rapportiamo a lui, perché è un anno per molti aspetti importante, appunto il 23, cioè un anno centenario, è appunto un bicentenario, e quindi avremo a che fare con i Manzoni molto, anche ufficialmente, e con i Promessi Sposi. Però forse Manzoni è tornato a parlarci, a un certo punto ci siamo accorti che c'era Manzoni, e Manzoni è uscito dalle letture scolastiche ed è entrato anche sulle pagine dei giornali nell'anno del Covid, no? Quando tutti hanno detto, ma in fondo qualcuno aveva scritto qualcosa di simile, cioè sta succedendo qualcosa di simile, e lo aveva fatto appunto Manzoni nei capitoli dedicati alla peste. Ora, quest'uso in quel momento, questa lettura, ci è parsa anche interessante, importante comparativamente. Così mi piacerebbe oggi, partendo da quest'idea del leggere Manzoni al tempo della peste, forse avrei dovuto mettere tra virgolette questa peste, partire dal capitolo 31 per fare un percorso con voi, per darvi qualche così spunto che magari già possedete o avete già discusso con i vostri alunni, partendo proprio da questo capitolo 31 e spostandoci un po' lungo l'asse della lingua. Provo a condividere lo schermo, vediamo. Allora. Ecco, parto da il PDF di un PowerPoint, ma solo per il testo del capitolo, che come sapete, che voi conoscete sicuramente meglio di me, no? Quindi solo per richiamarvi
per richiamare qualche passo e per fare qualche riflessione. In questo capitolo 31, poi mi direte se è un capitolo che leggete, se è un capitolo che saltate, che riassumete, no, cose tutte plausibili perché il tempo non è molto. Questo capitolo è uno di quei capitoli che molte volte cataloghiamo come capitoli di ricostruzione storica, no? Un po' di giuntura tra le parti narrative, che sono quelle naturalmente in cui ci troviamo più a nostro agio, salvo il fatto che appunto in un'occasione particolare questo capitolo è stato letto e riletto e ripensato. Che cosa fa Manzoni in questo capitolo? Potremmo dire che compie varie operazioni rispetto al pubblico, ai lettori e alla materia che sta trattando. Ogni tanto mi capita di dire che questo capitolo è un vero e proprio libro di lingua, no? E qualcuno dice, ma come un libro di lingua? In fondo è un capitolo in cui Manzoni tiene sott'occhio e al centro dell'attenzione il tema della lingua. Fa alcune riflessioni importanti di ordine linguistico nel momento in cui ragiona su come si è propagata la notizia della peste, come si è arrivati alla definizione della peste e in che modo gli uomini hanno cercato di nascondere questa verità attraverso un uso particolare della lingua. Vi porto qualche esempio e poi mi concentro un po' sulla parte finale, che è quella forse che ha più interesse per noi. Leggo un passo, no, molto famoso in cui si dice: quei se lo ricordarsi, qua si evoca la peste di San Carlo, quindi un'epidemia che c'era stata e non tutti si ricordano della peste, ma qualcuno sì, che 53 anni avanti aveva desolata pure una buona parte d'Italia, in specie il milanese, dove fu chiamata ed è tuttora la peste di San Carlo. Vedete che l'attenzione di Manzoni si concentra sul tema della definizione di quell'evento, la peste di San Carlo. Tanto è forte la carità tra le memorie così varie e così solenni d'un infortunio generale, può essa far primeggiare quella d'un uomo, perché a quest'uomo ha ispirato sentimenti e azioni più memorabili ancora dei mali. Stamparlo nelle menti come un sunto di tutti quei guai, perché in tutti l'ha spinto intromesso, guida, soccorso, esempio, vittima volontaria, d'una calamità per tutti, far per quest'uomo come un'impresa, nominarla da lui come una conquista, una scoperta. Nominarla da lui come una conquista, una scoperta. Cioè, questa peste che prende il nome da questo esempio, no, di carità che è San Carlo, e nominarla da lui come si nominerebbe una conquista, una scoperta. Cioè Manzoni va a fondo del tema della nominazione, cioè come avviene l'attribuzione di un nome ad un fatto, ad un'epidemia, appunto, alla peste. Quindi questo è il primo testo che, su cui porto l'attenzione. E parlando di come un certo, di come si propaga la peste, di come alcuni medici in fondo non facciano il loro mestiere, ma cerchino di allontanare questa situazione, dice: molti medici ancora facendo eco alla voce del popolo, era anche in questo caso voce di Dio, deridevano gli auguri sinistri, gli avvertimenti minacciosi dei pochi.
e avevano pronti nomi di malattie comuni per qualificare ogni caso di peste che fossero chiamati a curare, con qualunque sintomo, con qualunque segno fosse comparso. Quindi i medici, che noi ci aspetteremmo scienziati, avevano pronti nomi di malattie comuni, nascondevano quello che era un rilievo, un'evidenza, dietro un nome di malattia comune. Quindi la malattia, l'evento negativo, viene esorcizzato, addirittura venivano derise, e derise le indicazioni che potevano venire da una serie di constatazioni. E sempre questo capitolo, dovendo questo medici opposti all'opinione del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevano deriso, quindi in un secondo momento, è una storia davvero come si è della peste, questo capitolo 31, cioè come gradualmente l'evidenza vada ammessa con un nome e un cognome. E dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, cioè a questo punto siamo davanti a una nuova malattia, quindi dobbiamo definirla, trovarono quello, il nome, di febbri maligne, di febbri pestilenti, miserabile transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno. Qui Manzoni ha un giudizio terribile, no? Trufferia di parole. Cioè, hanno usato un gioco di parole, hanno affidato a un aggettivo la definizione del contagio, hanno nascosto ciò che veramente era a quel punto. Qui comincia a prendere evidenza il fatto che questo capitolo è un capitolo importante di riflessione linguistica, cioè il fatto che nella società, in certi momenti, siamo vittime di una mancata nominazione, una mancata verità che passa dal fatto che, da questo stratagemma linguistico. E al di là dell'episodio della peste, la riflessione di Manzoni va forse nella direzione di una ricerca non tanto delle cause semplicemente del propagarsi della peste, ma diremmo l'errore umano che consiste prima nel non vedere e riconoscere, poi nel non nominare, la trufferia di parole. Noi naturalmente quando presentiamo Manzoni non possiamo non dire che si tratta dei Promessi Sposi, possiamo non dire dei Promessi Sposi che è il romanzo della provvidenza, anche perché creeremmo una delusione nei nostri alunni considerevole. Questo ha fatto sì che nel tempo il Manzoni sia divenuto un po' un autore che riflette un punto di vista allineato a una certa idea di religione. Ricordo soltanto che i Promessi Sposi non furono immediatamente accolti benevolmente dalle gerarchie ecclesiastiche, insomma l'affermazione del pensiero manzoniano, anche perché è graduale anche in questo campo, anche perché Manzoni non è semplicemente l'autore di questo romanzo, ma di un romanzo che, come dice sempre mio maestro, come ricordano gli studiosi, pone la parola fine dopo che cosa? Non dopo l'ultimo capitolo dei Promessi Sposi, ma dopo la storia della colonna infame, dove la provvidenza, come dire, il concetto di provvidenza deve essere messo alla prova.
il grande tema dell'errore umano, cioè l'uomo che sbaglia anche nel momento in cui sa di sbagliare. Pensate ai giudici della colonna infame. Un libro, io lo dico sempre ai miei studenti, tra i più terribili che siano stati scritti. Non è un libro che ci mette l'animo in pace, anzi, vuole sollevare un grande problema. E qui, come nel capitolo 31, viene fuori probabilmente la grande formazione settecentesca di Manzoni, no? Il nipote di Cesare Beccaria, colui che discute la storia, discute il comportamento degli uomini e in fondo vuole farci credere nella possibilità che la riflessione sull'errore possa avere un valore nel momento in cui leggiamo la storia. E qui, vedete, è un tema, secondo me, molto chiaro di tipo linguistico. Adesso cercherò di dire qualcosa in più. C'erano delle definizioni, soprattutto del fatto, e questo è un po' il secondo stadio, ed è il momento in cui Manzoni anticipa il tema, la riflessione che è poi della storia della colonna infame, il fatto che a un certo punto, accolta l'idea che questo contagio sia un contagio di peste, si parla del modo con cui la peste viene propagata e quindi si comincia a parlare di unzione. E dice, e qui ci sono nelle idee, nelle tradizioni comuni da allora, c'era un concetto, arti benefiche, operazioni diaboliche, gente congiurata a spargere la peste per mezzo di veleni contagiosi, di malie, no? Quindi collegato a questo, quindi esaurito l'errore, perché alla fine si deve ammettere che è peste, peste sì, ma a questo punto collegata all'idea di una delle arti benefiche. E nel finale di questo capitolo, finale che tutti voi ricorderete, Manzoni ci fa riflettere su ciò che ha raccontato usando il punto di vista della lingua. Quindi per questo che dico è un capitolo che ha una base di riflessione teorica linguistica di grande spessore. In principio, dice Manzoni, dunque non peste, assolutamente no, per nessun conto, proibito anche di proferire il vocabolo. Poi febbri pestilenziali, l'idea s'ammette per isbieco in un aggettivo. Poi non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso. Non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente peste senza dubbio e senza contrasto, ma già ci si è attaccata un'altra idea, l'idea del beneficio e del maleficio, la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro. Cioè a questo punto, pronunciata la parola non può tornare indietro. Io non so, poi mi direte se leggete questo passo con i vostri studenti. Ogni tanto io comincio il mio corso alle matricole leggendo questo passo che veramente ci dice la capacità di lettura linguistica delle testimonianze e potremmo dire in generale della storia del suo tempo, oltre che dei secoli passati, che al Manzoni, no? Che il Manzoni vuole suggerirci. Prima si nega la peste, quindi è proibito proferire il vocabolo, quasi una censura, diremmo, sociale, non politica, sociale, quindi una società che censura il vocabolo, perché non accetta l'idea. Poi febbri pestilenziali, guardate la sottigliezza qui che va a toccare la riflessione manzoniana su che cos'è una lingua. L'idea si ammette per isbieco in un aggettivo, cioè pestilenziale perché è la peste, certo, ma
è nell'aggettivo, quindi l'aggettivo attenua o una mitigazione del concetto. Oggi i linguisti si occupano molto di mitigazione. Ecco, Manzoni ci fa vedere come la società tende o ad annullare, quindi non dire il vocabolo e quindi negare la cosa, o a mitigare nell'aggettivo. Poi non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso, non proprio, non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Cioè, sì, tutto sommato potrebbe essere peste, ma sì, qualcosa del genere, non abbiamo un altro nome, no? Nascondersi dietro il fatto che non c'è una nominazione. Finalmente, peste senza dubbio e senza contrasto. Quindi, alla fine, il contagio, la malattia, prende il nome che deve avere. Però attenzione, Manzoni dice, si è già attaccata a un'altra idea. Non dice un'altra parola, dice un'altra idea. Cioè all'idea della peste, questa volta nominata, si attacca un'altra idea, il beneficio e il malefizio, cioè le unzioni. Questa che funzione ha? Di alterare, confondere l'idea espressa dalla parola, che non si può più mandare indietro, cioè ancora di mitigare, ma spostando quasi l'idea stessa in un altro campo, in un altro, potremmo dire, ambito, che è quello del malefizio. Mi sembra un passo di una bellezza teorica straordinaria, in cui non c'è assolutamente, cioè, non sembra di vedere il Manzoni che noi cataloghiamo come lo scrittore della provvidenza. Mi sembra che sia un Manzoni di una lucidità che noi ovviamente gli attribuiamo, ma ogni tanto i manuali semplificano le cose. Sono sicuro che voi questo non lo fate. E guardate la conclusione del capitolo che voi conoscete bene. Non è, credo, necessario d'essere molto versato nella storia delle idee e delle parole per vedere che molte hanno fatto un simil corso. Cioè, qui si vede il Manzoni storico del pensiero e anche storico della lingua, perché vedete che unisce l'idea alla parola, cioè ci fa capire che la storia delle idee è sempre una storia delle parole. È un concetto chiave per capire Manzoni, secondo me. Cioè la parola per Manzoni, Manzoni giovane, so che appunto è collegato qualcuno che ha già sentito una mia lezione sui primi scritti manzoniani, sulle letture che possiamo fare a scuola. Il Manzoni giovane ha un'idea molto precisa, che poi è quella a cui tiene fede per tutta la vita, cioè che la parola deve rendere sempre un'idea. La parola esprime una cosa per una certa idea o una certa parola. Questo concetto accompagna la riflessione teorica manzoniana fino, direi, alla fine del percorso di riflessione di Manzoni. Teorico, ma non solo. Poi vedremo che c'è un risvolto concreto di scrittura in questo. Da un punto di vista, diremmo, della storia delle parole, anche della storia linguistica, questa affermazione in realtà chiude un po' i conti con il Settecento, con il Settecento milanese. Cioè qui Manzoni chiude i conti con i suoi precursori, nonno compreso, del caffè. Perché? Perché dico questo? Nel caffè, nei testi del caffè, oggi si leggono, tra l'altro, c'è una pagina che mi pare si intitoli Illuminismo Lombardo, una pagina molto bella, fatta molto bene, in cui ci sono, diciamo, riversati, trascritti bene tutti i testi del caffè e non solo, quindi di questo importante periodico milanese del Settecento, in cui scrivono alcune menti illustri dell'illuminismo lombardo, i fratelli Verri, Beccaria, ma poi molti altri.
E nel caffè, se ricordate, spero siano ricordi piacevoli di storia della lingua italiana, c'è una famosa rinunzia davanti a Nodaro, al vocabolario degli accademici della Crusca, con questa provocazione fatta all'Accademia della Crusca, in cui si dice: noi parliamo ad un pubblico più ampio di cose moderne e non possiamo basarci su un vocabolario scritto su testi di autori grandi, ma che già loro utilizzavano una lingua aggiornata. E se ricordate, si prende proprio il modello dell'ars poetica di Orazio, in cui si dice in fondo cioè anche i primi poeti hanno scritto usando parole che potevano essere moderne al loro tempo, quindi dobbiamo poter aggiornare il lessico. E in un altro articolo del caffè, tra l'altro il caffè lo leggete anche nell'originale, nel repertorio dei periodi, che è anche molto bello da far vedere agli alunni, no? Oggi abbiamo delle possibilità con la rete, lo sapete meglio di me, no? Quindi è molto bello far vedere, magari far proprio leggere l'articolo del caffè direttamente sul testo, no? Emozionante, ecco, è come quando uno vede un manoscritto d'autore. E dicevo, c'è però un articolo in cui quelli del caffè se la prendono col loro tempo, dicendo che è un tempo in cui contano più le parole delle cose. Cioè, basta usare una parola per spiegare tutto e non importa se dietro la parola c'è la cosa, no? Dice, chi è che regge il mondo? Lo regge, nell'idea, no? Di alcuni dicono, la tartaruga, una tartaruga. Dicono, basta la parola tartaruga per spiegare l'universo. Basta una parola, diremmo. Ma nessuno si domanda come. Quindi dice, il nostro tempo è il tempo delle parole che non hanno, e non delle cose. Manzoni però, e voi è la prima cosa che spiegate quando affrontate la presentazione di questo scrittore, trascorre anni importantissimi a Parigi, cioè viene a contatto con quelli che in quel momento sono gli intellettuali, cioè le punte più avanzate di una riflessione teorica anche sulla lingua, cioè il Fauriel, per esempio, che noi citiamo sempre perché diciamo che questo epistolario è importante, e quindi in generale gli ideologi, punte estreme ormai quasi potremmo dire sul finire di, sono i rappresentanti di ciò che è il giacobinismo, cioè l'idea giacobina della cultura e anche della lingua. Il contatto manzoniano con la Francia lo porta a stabilire che non esiste una separazione tra le parole e le cose, tra le parole e le idee, ma che la parola rende l'idea. L'idea è la parola. Voi sapete che Manzoni riflette teoricamente sulla lingua per tutta la vita, cioè in sostanza forse davvero il penultimo scritto, se non l'ultimo, è uno scritto linguistico, quindi elabora una riflessione teorica, no? Io dico sempre ai miei studenti, ma perché so che lo dite anche voi, che i due nostri più grandi autori, cioè Dante e Manzoni, sono stati grandi teorici della lingua e fondatori di una lingua, perché da una loro riflessione teorica e dall'altro poi ci sono due opere che hanno cambiato il corso dell'italiano, cioè in sostanza la Commedia e I Promessi Sposi. Ora, Manzoni riflette su questi temi e quando il padre Cesari, che era poi il rappresentante del purismo nella prima metà dell'Ottocento, nei primi decenni dell'Ottocento,
autore di cui ovviamente ha una venerazione Manzoni, quando il padre Cesari gli manda Manzoni, tutto sommato giovane, non ancora così noto a un grande pubblico, manda la sua edizione delle vite dei santi padri volgarizzate nel 300 fiorentino, un'edizione di un volgarizzamento. E Manzoni subito, siamo nel 1827, quindi ha congedato la ventisettana, cioè la ventisettana in stampa, quindi ha raggiunto una lingua perché manda in stampa il romanzo. Manzoni riflette per pagine in una lettera, riflette una lettera indirizzata al Cesari, riflette sulla lingua come deve essere. Cioè, va bene il modello del Cesari che vuole una lingua del 300, come scriveva il Boccaccio in sostanza, per farla molto breve, oppure c'è una soluzione diversa, cioè una lingua dell'uso. E in una, ecco, queste due, ne scrive due bozze di questa lettera, una congedata alla ventisettana e l'altra quando torna dal viaggio in Toscana, no? Il famoso viaggio per sciacquare i panni in Arno. E in un appunto che c'è in questa bozza, perché Manzoni non spedirà mai questa lettera, Manzoni non spedirà mai una lettera al Cesare se non un biglietto di ringraziamento per l'invio di quel testo. E c'è un appunto a un certo punto che Manzoni cancella, come quando noi non vogliamo far vedere, cioè quasi una censura di se stesso, non vogliamo far vedere cosa c'è scritto sotto. Oggi abbiamo, qualche anno fa ormai, perché nell'edizione nazionale degli scritti linguistici è trascritto quello che c'è lì sotto, con un sistema di lettura che allora avevano offerto i RIS di Parma, no? Vi ricordate quando erano anni in cui erano un po' così nella cronaca quotidiana, e purtroppo per ragioni non certo di studio, e lì appunto erano stati mandati in lettura i manoscritti manzoniani per leggere cosa c'era scritto sotto le correzioni. C'era scritto questo, quando in sostanza, non vi dico esattamente le parole, dice: ma c'è stato un tempo in cui ho creduto, come un certo gruppo, no, di filosofi milanesi, che una cosa erano le parole e una cosa le idee. Devo dire che invece sono del parere che le parole sono le idee. Lo cancella, per cui diciamo, l'abbiamo dovuto leggere e l'abbiamo potuto leggere soltanto. Quindi qui è chiarissimo, no, quello che dice. Dice: la storia delle idee e la storia delle parole. Per grazia del cielo, quelle di una tal sorte, di una tale importanza, e che conquistino la loro evidenza a un tal prezzo e alle quali si possano attaccare accessori di un tal genere. Dice: per fortuna, per la grazia del cielo, ci sono poche, non sono molte queste parole. Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole come nelle grandi, evitare in gran parte quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo. Quindi tutto questo potrebbe essere evitato con un metodo, cioè osservare, ascoltare, paragonare, pensare prima di parlare. Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quelle altre insieme che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da compatire. È bellissima questa frase, direi, insomma, andrebbe messa su Instagram, oppure caricata nello stato di WhatsApp, ciascuno per sé, perché lui dice noi, noi uomini.
osservare, ascoltare, paragonare, pensare. È quello che Manzoni fa di fronte alle fonti della storia della peste. È quello che ci invita a fare sempre, prima di parlare, parlare. E qui c'è anche un concetto, direi, stilistico, se mi permettete, cioè un'idea forte. L'idea che prima di esprimersi è necessario pesare, pensare, cioè che la parola è espressione di un pensiero. Voi sapete che Manzoni diceva: bisogna pensarci su per scrivere. Cioè la scrittura, questo è un concetto importante, in generale relativo alla parola, perché qui parla di parlare, ma vale per la scrittura. Cioè la scrittura non è mai immediatezza. Temo che oggi ai ragazzi sia una impresa discretamente difficile, però non impossibile, no? Cioè che la parola è pensiero, e quindi voi direte: pensare a che cosa nell'espressione? Ma pensare a come, per esprimere un certo concetto, nella lingua esiste una parola. Quindi la mia scrittura è anche una ricerca del sinonimo, che non è mai una variazione su un tema lessicale, ma è una parola, quindi della parola giusta, della parola giusta per esprimere una certa idea. E quindi nella stilistica manzoniana c'è proprio questa ricerca della parola più adatta ad esprimere, più adatta ad esprimere un concetto. Penso che sia un'idea che possiamo trasmettere ai nostri alunni. Quando la mia prof alle medie mi correggeva e mi diceva: cerca la parola giusta, no? Non so se voi ogni tanto lo dite ai vostri alunni, no? È un'idea manzoniana, no? È un'idea profondamente manzoniana. Cioè la scrittura è il risultato di una ricerca di avvicinamento all'idea, all'espressione dell'idea. E questo concetto non era sfuggito ai contemporanei di Manzoni, perché, perché quando Manzoni è da poco scomparso, la circolazione dei promessi sposi nella scuola avviene in una forma come quella che vi sto condividendo adesso, che vi sto qui portando in evidenza. Cioè, dato che l'operazione di Manzoni è stata quella di correggere la ventisettana nella quarantana, utilizziamo le edizioni sinottiche, cioè le edizioni in cui a testo c'è la quarantana e nell'interlinea c'è la ventisettana, per fare cosa? Beh, inizialmente i fautori di Manzoni, quindi la prima edizione, se non ricordo male, tra l'altro la trovate pubblicata in la trovate su Google Libri, la prima edizione del 1877, di questa Promessi Sposi interlineari, con le due edizioni comparate. Allora, la prima cosa è, allora, mettiamo vicine le due edizioni in modo da capire come Manzoni è arrivato al fiorentino della quarantana. Cioè, usiamo le edizioni comparate per insegnare che cos'è il fiorentino. Perché l'idea che si diffonde, non del tutto errata ovviamente, è che Manzoni è stato a Firenze a sciacquare i panni in Arno, no? Sapete, quindi non sto a ripeterlo, da dove nasce questa immagine, che ha un suo successo straordinario ancora oggi, ed è una buona base di
scienza, no? Quindi non sto a spiegarvi per quale ragione nasce questa immagine, perché penso che sappiate perché i lenzuoli, anzi lenzoli. Ma davvero Manzoni ha corretto soltanto in direzione del fiorentino? Cioè, davvero le varianti della quarantana sono varianti verso Firenze? Oppure c'è qualcos'altro? E alcuni, potete immaginare, contributi importantissimi su questo tema, no? Cioè su quelle che sono le varianti, quindi i cambiamenti dal 27 al 40. Mi permetto di segnalarvi un libro che scaricate tranquillamente online e che vi invito con calma a leggere, perché non è un libro facile per nessuno, no? Anche, diciamo, studiosi di Manzoni ogni tanto dicono: ah, ma sai, ho riletto e mi sembra... La lingua di Giovanni Cioni, un libro del Mulino che trovate caricato online nella pagina di scritto e di parlato, pagina di scritto e di parlato della Scuola Normale Superiore di Pisa. La Scuola Normale Superiore di Pisa ha pubblicato tutti gli interventi di questo grande storico della lingua e tutti i libri. Quindi voi scaricate lì gli articoli, le parti, e c'è una lettura linguistica di alcuni passi anche dei Promessi Sposi davvero emozionante, cioè ha saputo confrontare Nencioni. Un'altra importante lettura linguistica, direi basilare per noi, è quella che si deve a Maurizio Vitale. Maurizio Vitale, in un volume molto noto, non soltanto ai manzonisti, ha parlato della fortuna delle edizioni dei Promessi Sposi, della quarantana, e ha parlato delle varianti, ha dedicato questo libro, libretto, ma è un libretto che vale, diciamo, un volume di 600 pagine, proprio al tema delle varianti tra 27 e quarantana. E a questo tema ha dedicato un bellissimo saggio Luca Serianni, proprio sulle varianti fonomorfologiche dal 27 al 40. Aggiungo un'ultima voce bibliografica di cui vi darà conto poi la professoressa Villa. C'è un commento che sfrutta il confronto tra 27 e 40 ed è il commento curato per Einaudi Gallimard da Angelo Stella e Cesare Repossi. Un bellissimo commento in cui si usa proprio la variante per far capire. Davvero Manzoni è andato verso il fiorentino soltanto, oppure ha corretto con qualche altra idea? Il volume di Vitale parla di alcune tendenze correttorie. La prima tendenza individuata da Vitale, o comunque una tendenza importante, è il cosiddetto decrescimento della letterarietà, cioè passando da 27 a 40 Manzoni tende a ripulire, cioè ad abbassare il registro, ad andare verso un registro medio dove c'è una parola troppo letteraria, si scende verso una parola che sembra più colloquiale. Questo perché il tono e l'idea di un uso linguistico. Faccio un esempio, qui mi trovo al capitolo settimo, capitolo settimo, prima della fine di questo capitolo e dell'ingresso nell'ottavo, che è il capitolo La notte degli imbrogli e dei sotterfugi, che tutti noi leggiamo. Magari questo capitolo settimo un po' tendiamo a saltarlo, ma voglio dire, è plausibile, non... Qui dice che, se vi ricordate, Renzo porta all'osteria Tonio e Gervaso, poi a un certo punto Gervaso dice un'ingenuità, dice che bella cosa scappò fuori di punto in bianco Gervaso, che Renzo voglia prendere moglie e abbia bisogno, puntini puntini, punto esclamativo.
Renzo gli fece un viso brusco. Vuoi stare zitto, bestia? Gli disse Tonio, accompagnando il titolo con una gomitata. La conversazione fu sempre più fredda fino alla fine. Quindi nel decrescendo della letterarietà, guardate questo andò languendo, termine, direi, forma iperletteraria, languire, che diventa una bellissima espressione, no? Fu sempre più fredda. Cioè si raffreddò, come si raffredda la cena quasi. Quindi una scelta addirittura di un'immagine diversa che meglio rende quella situazione. Seconda tendenza, introdurre forme più fiorentine dove possibile. Per cui, per esempio, in qualche caso, vediamo se riesco, ecco, un caso come questo, vediamo cosa vogliono da me costoro. La forma vogliono è una forma apocopata con la caduta della O finale, più fiorentina, sicuramente più fiorentina. E poi c'è un terzo livello, abbastanza interessante, abbastanza importante, che è la riduzione di forme percepite come troppo locali, troppo milanesi. Qui abbiamo un esempio. Che bella cosa, scappò su un tratto Gervaso. Scappar su, come levà su, far su, tutte le forme, diciamo, idiomatiche, cioè queste locuzioni tipicamente lombarde, settentrionali, che Manzoni assorbe e cerca di sostituire. Quindi scappo fuori, preferisce fuori, di punto in bianco Gervaso. Vedete che introduce questa bellissima, questo bellissimo modo che anche noi usiamo, no? Se ci pensate, di punto in bianco. Allora cosa ho fatto? Io ho detto, vabbè, quindi l'ha introdotto perché è più fiorentino. Sì, è fiorentino, infatti è indicato anche da Maurizio Vitale come un tratto di, come dire, aggiornamento al fiorentino. Ma attenzione, se cercate nel vocabolario milanese del Cherubini, trovate de ponti in bianco, cioè una forma che c'è anche in milanese. Quindi cosa ha fatto Manzoni? Ha cercato un accordo tra, dove possibile, tra la lingua letteraria italiana degli scrittori, il milanese o comunque i dialetti e il fiorentino. Una cosa del genere avviene anche per tor moglie, che diventa prender moglie. Qui è proprio una forma percepita come settentrionale, forse anche letteraria, che viene riportata appunto alla forma più, più comune, più fiorentina. Molto bella è questa, appunto, questa forma. Renzo, stando indietro nel mangiare come nel bere, osservando una certa sobrietà. Guardate, potremmo dire, ho la freddezza, no, di questo osservare una certa sobrietà, e invece stando indietro, no, sta in dre, che però gli va bene, perché insomma è una locuzione, stare indietro, no, stare indietro, e rende bene l'idea. Ecco, quindi il lavoro che Manzoni fa, e magari ci sono tante altre varianti che ce lo dicono, è sempre quello di cercare di avvicinare la dicitura della quarantana
a ciò che sta raccontando, se possibile creando questo accordo tra le forme del dialetto, dove può, il fiorentino e la lingua degli autori. Sulla lingua degli autori oggi abbiamo degli importanti studi, perché Manzoni ha postillato a lungo i testi degli scrittori, no? Chi va a casa Manzoni vede la sua biblioteca, così come anche appunto a Brera o a Brusuglio, e recentemente proprio il lavoro che ha fatto una studiosa importante del Manzoni, Gabriella Cartago, è stato quello di pubblicare le postille di lingua principalmente ai testi classici, per esempio le commedie, quanto Manzoni postilla e quindi trae dalle commedie toscane dei secoli precedenti. Quindi c'è sempre, come dire, un tentativo di accordo di tre elementi. Non è vero che elimina del tutto la lingua letteraria e non è vero che assorbe del tutto il milanese. Compie un'operazione di, potremmo dire, accordo linguistico e anche un'operazione di avvicinamento alla realtà che vuole descrivere con la sua parola. Vedo che ho rubato un sacco di tempo e quindi volevo fare una cosa di 40 minuti, mi sa che sono andato ben oltre, quindi mi scuso con voi e vi lascio la parola per le vostre riflessioni, ecco. Personalmente non mi raccolto che fossero passati 40 minuti. Mi hanno detto che si sente malissimo quando parlo io, quindi parlo pochissimo e lascio la parola a Marianna, ma naturalmente ringrazio Giuseppe per il suo tempo e tutte queste informazioni e arricchimenti che ci ha voluto regalare oggi. Poi taccio perché so che si sente male. Allora, questo è il momento per le domande. Al momento in chat nessuno ha postato domande, quindi vi chiedo, visto che poi il professore dovrà lasciarci, se avete delle curiosità, degli interrogativi, appunto delle domande, di scriverle oppure di segnalarmelo e posso anche attivare l'audio. Sicuramente gli spunti sono stati tantissimi, penso proprio anche all'importanza oggi di riflettere a scuola, a partire anche proprio da un brano, sul rapporto fra parole e cose, quindi di grande attualità oggi, è proprio spendibile in classe. Poi avevo chiesto appunto al professore proprio di focalizzare alcuni fenomeni linguistici, perché probabilmente è un aspetto che è ancora un po' carente nelle nostre lezioni, e quindi appunto queste linee di tendenza della prassi correttoria di Manzoni ci permettono anche magari di fare una lezione specifica in classe su questi aspetti. Sto pensando appunto al triennio, quindi chiedo se ci sono delle domande, delle curiosità, di appunto segnalarle in chat, e altrimenti chiudiamo con l'ultima parte di indicazioni bibliografiche. Intanto che pensate alle domande, in chat io ho più volte riportato il link per la firma, ne mancano circa una ventina, quindi a breve lo recuperatelo, insomma, e quindi provate a firmare per avere i materiali, le slide e i riferimenti bibliografici. Quindi ringrazio la professoressa Cutrupi che mi ha salutato, che è stata mia prof, averla così che mi ascolta. Volevo, se posso approfittare, se non ci sono domande, allora vi dico una cosa, mi spiace, magari qualcuno ha già sentito il commento di questo passo, ma insomma mi sopporterete ancora un minuto. In questa, perché io veramente vi consiglio anche, allora io ho usato l'edizione Caretti, cioè l'edizione 71 sinottica, ma appunto potete scaricare quella curata dal Folli del 1877, va bene in sostanza, quindi potete fare anche qualche prova in aula a verificare con i vostri alunni quanto abbiamo detto. Nella parte finale di questo capitolo, se vi ricordate, ma lo ricordate bene, c'è la descrizione del ritorno dai campi, no? E Pascoli ha detto
è bella come il sabato del villaggio, no? È la sera del villaggio, va definita. Qui non sto a commentarvi le varianti, però Manzoni, sapete che descrive le donne che venivano dal campo portandosi in collo i bambini e tenendo per la mano i ragazzini, i ragazzi più grandini. Aveva scritto traendo per mano i figliuoletti più adulti. Cioè, qui si capisce che cos'è l'avvicinare la parola a ciò che si vuole dire. Cioè, traendo, intanto è un termine letterario trarre, no? Ma qui dice tenendo per la mano, cambia, cioè ci fa vedere una madre che non tira il figlio, ma che lo porta per mano. E non dice per mano, ma per la mano. Vedete che introduce quell'A in grassetto, introdotto nel 40. Cioè ci fa vedere la mano che porta il bambino. I figlioletti diventa ragazzi, e poi più adulti diventa più grandini. Cioè una madre non dice mio figlio più adulto, dice più grandino. Quindi è un avvicinamento concreto, no? È una cosa che ho detto anche in altri corsi dedicati all'aggiornamento, e anche ho detto in un convegno che si è tenuto a Catania su Verga Scuola, no? A un certo punto si dice, si udivano nella via saluti dati e renduti e colloqui brevi e tristi sulla scarsezza del ricolto. Pensate cos'era la ventisettana, cioè una lingua molto letteraria, ma non poteva essere diversamente. Diventa, si sentiva nella strada barattare i saluti, cioè i saluti dati e renduti, tra l'altro con questo participio renduti, no, che poi scompare proprio perché Manzoni lo fa scomparire dalla lingua, diventa barattare. Cioè io dico sempre, chi abita in un paese sa che il saluto si, anche all'università, no, il saluto si baratta, cioè io ti saluto perché tu mi saluti, giusto? È un baratto il saluto. E qualche parola sulla scarsità della raccolta. E colloqui brevi e tristi, aveva scritto, quindi qualche parola. Ora, Verga, che noi presentiamo sempre come l'autore che sta, diremmo, versus Manzoni, spero di no, che non lo facciate, mi auguro di no. A descrivere l'attesa della provvidenza della barca sulla sciara, dice che le comari passavano accanto alla longa e barattavano qualche parola. Cioè usa la parola manzoniana per indicare questo scambio di battute molto breve dentro un certo contesto. Capite che non è un caso. E Verga lo dice chiaramente a un certo punto, dice l'unico libro che io leggo sono i Promessi Sposi. Quindi è un legame fortissimo, no? Magari non è immediatamente visibile perché siamo colpiti da altro, ma magari questi prelievi sembrano prelievi lessicali semplici, ma invece sono un modo che Verga prende da Manzoni, il modo di far parlare la gente di Trezza, per dare la voce alla gente di Trezza. Quindi questa variante è una variante anche importante storicamente, credo. Non so, ecco, scusate se ho ripreso la parola, ma così mi faceva piacere condividere, poi usciranno gli atti di questa giornata verghiana proprio dedicata a Verga. Nella scuola oggi vedo forse c'è una domanda di Rosa Argenziano, però sì e anche un'altra sì Galantuomini, certo. Sciascia è manzoniano, è profondamente manzoniano ovviamente, questo lo sappiamo. Qui Galantuomini è usato da Sciascia esattamente come lo usa Manzoni. In fondo Manzoni lo usa molte volte in senso ironico, meglio la riflessione che facciamo noi è ironica, no? Nell'uso della parola galantuomo,
e la parola galantuomo ha un senso se in bocca a un personaggio ad un altro. Quindi è proprio chiarissimo, no? Qui è un prelievo molto chiaro. Tra l'altro vi segnalo che era uscito ormai, credo, negli anni 90, non vorrei, pare 94, sono usciti tre volumi di saggi, di autori vari, se ricordo bene a un convegno, che è Manzoni, che si intitola Manzoni e gli scrittori siciliani. Quindi ci sono autori minori, anche autori importanti, tra questi anche Sciascia, che sono considerati nel loro debito manzoniano. Purtroppo Verga non è, secondo me, per Verga non è valorizzato bene questo debito, mentre invece c'è un bellissimo saggio sul debito manzoniano di Verga, di un allievo di Folena, di Gianfranco Folena, che si era proprio concentrato sul tema dei manzonismi dei Malavoglia, in un convegno, il convegno del 1981, del centenario di Malavoglia. Ecco, questo importante intervento effettivamente è quello che, come vi dirà poi la professoressa, più, più utile. Ecco, grazie. Non so, c'è un'altra domanda oppure no? Quindi Rosa Argenziano, che saluto. Precedenza, dibattito sulla proposta linguistica di Manzoni, oppositori, sostenitori, forse un po' lungo, poi rispondere sul dibattito. Sì, il dibattito mi piace, cioè se la prossima volta che fate una lezione vengo a parlarne, perché è un tema molto, molto importante. Cioè, noi colleghiamo la questione della lingua, noi presentiamo a scuola all'università la questione della lingua. Tra l'altro io cito sempre un famoso appunto manoscritto di Gramsci che tutti voi conoscete, no? Dice: quando in Italia si discute della lingua, cioè quando nasce in certi momenti la questione della lingua, anzi lui dice questione, lui che è un grande lettore di Manzoni, vuol dire che si genera un nuovo ordine, un nuovo assetto nel rapporto tra la classe egemone e il popolo. Vuol dire che cambiano gli equilibri. Questa cosa in realtà l'ha scritta Manzoni a proposito del vocabolario. Dice: la questione del vocabolario è sempre una questione sociale. Cioè la lingua è un fatto sociale. Questo è il grande, questa è la grande novità della riflessione manzoniana. Come vi dicevo, in un anno avevo dato una tesi a una mia studentessa che ha lavorato molto bene alcuni anni fa, e vi diceva ha recuperato centinaia di interventi in un anno, molti contro la proposta manzoniana, alcuni a favore dell'idea manzoniana, perché l'idea manzoniana è un'idea profondamente democratica, cioè in quel momento l'unico modo per dare una lingua agli italiani che fosse una lingua come strumento espressivo, democratico, cioè di un popolo, cioè di tutta la società, l'unico modo è prendere la lingua parlata in un luogo e farla diventare lingua di tutti, cioè dov'è lingua d'uso, a Firenze, farla diventare lingua d'uso di una nazione. Perché prendere il fiorentino dell'uso e non il fiorentino letterario? Perché questo fiorentino dell'uso andrà a sostituire i dialetti, che sono idiomi d'uso. Quindi puoi solo prendere una lingua d'uso. Scusate, ne parlerei per ore, quindi poi non avrei più... Insomma, poi ci sono anche persone che conoscono bene, molto bene Manzoni, appunto, visto che c'è Rosa Argenziano, c'è Simona Lomolino, insomma, studiosa del Manzoni della lingua, oltre altri colleghi, quindi non vado oltre perché non voglio neanche annoiarvi, ecco, però proprio a partire dalla proposta di Manzoni, che è un atto di politica linguistica, cambia il modo di pensare la lingua in Italia.
direi, se mi permettete la provocazione, non possiamo non dirci manzoniani in fatto di lingua, eh? E forse non solo. Niente, io vi ringrazio, spero che sia stata utile, diciamo, anche didatticamente, con qualche spunto che nella pratica quotidiana, nella prassi didattica, come si dice, possa venire buono, ecco. Certamente, sì, spunti di riflessione anche in classe, sì. Per appunto ragionare su queste tematiche molto molto attuali, certo. Perfetto, allora salutiamo il professor Polimeni, lo ringraziamo. Questa parte è stata riregistrata dal momento che nell'incontro del 5 ottobre 2022 l'intervento del professor Polimeni e il dibattito con i docenti si erano prolungati molto e la parte didattica era stata tagliata e presentata solo per scorci. Per una migliore fruizione, allora abbiamo pensato di registrare nuovamente questa rassegna di metodi e di strumenti che i docenti possono avere a disposizione per innovare la didattica dei Promessi Sposi, secondo una formula che abbiamo già sperimentato con Dante, che era piaciuta molto ai docenti che avevano seguito gli incontri gli anni scorsi e che avevano appunto chiesto qualcosa di analogo anche per i Promessi Sposi. Non ci soffermeremo qui sulla questione molto dibattuta relativa a pro contro Manzoni, una questione che tiene banco da diversi decenni. Ricordo che negli anni 70 Giancarlo Vigorelli aveva raccolto in 3 volumi opinioni pro o contro i Promessi Sposi. Di recente, appunto, autunno 2022, il dibattito ha ripreso consistenza. Pensiamo alle posizioni di Marcello Fois e Michela Murgia. A causa di quel manzonismo di Stato che ha sempre ridotto i Promessi Sposi a una sorta di breviario di edificazione religiosa, di galateo di buone maniere linguistiche. È ovvio che per gli studenti di oggi non è questo il punto di forza del romanzo. Oggi che la mediazione della famiglia non c'è più, tocca alla scuola garantire l'accesso all'opera di Manzoni, spesso scontrandosi con pregiudizi a priori. La laicizzazione della società e appunto le classi multietniche, d'altro lato, rendono necessario una mediazione dell'insegnante, perché il sistema di valori manzoniano non può più essere dato per scontato. Quali sono allora le questioni manzoniane che appunto la lettura dei Promessi Sposi presuppone? Il fatto che Manzoni è sempre chiamato in causa quando si riflette sullo svecchiamento o meno del canone. Ma è importante sottolineare la rinnovata attenzione anche pubblica che Manzoni ha ricevuto durante la pandemia. Ricordiamo poi anche che non è obbligatorio leggere integralmente i Promessi Sposi. Nel primo biennio, nelle indicazioni ministeriali, Manzoni riceve una particolare attenzione, ma può essere accostato anche ad altri autori. Ecco quindi che all'insegnante si prospettano diverse possibilità, accanto a una lettura integrale, anche una solo in parte. E un insegnante quindi non deve sentirsi in colpa se non riesce a leggere tutti i Promessi Sposi. Forse anche la lettura integrale non è più proponibile in alcuni ordini di scuola. È forse meglio soffermarsi su alcuni passi significativi, scelti anche in base a un gusto personale, perché il testo è difficile e quindi i tempi di lettura oggi sono sicuramente allungati rispetto al passato. D'altro lato, per le celebrazioni manzoniane del 2021 sono stati presentati gli esiti di numerosi studi che permettono di svecchiare il modo in cui i docenti possono presentare Manzoni. La mediazione degli insegnanti è allora fondamentale per far comprendere questo testo e farlo apprezzare dai ragazzi, ragazzi che probabilmente da soli non si potranno mai accostare a questo capolavoro. Quindi la scuola oggi ha un ruolo di mediazione ancora più significativo. E vale la pena quindi di leggere delle pagine, porzioni significative oppure integralmente il romanzo, perché proprio fa parte del nostro patrimonio culturale, anche immateriale, dello scrittore con cui si sono misurati, anche rifiutandolo, tutti gli autori del Novecento. Ed è un'opera mondo
pertanto può essere letta a livelli diversi, nella scuola di primo grado, nel biennio e nel triennio. Ed è forse la possibilità di presentare vari approcci di lettura che può interessare gli studenti, far capire quindi come I Promessi Sposi sia un'opera mondo, proprio perché è un classico, possono essere letti in modalità molto diverse. Quali sono allora gli strumenti che possono servire a un insegnante per l'aggiornamento? Ce ne sono diversi e ne indicherò alcuni più significativi. Sicuramente appunto i volumi di Isabella Beccherucci, che ci permettono di raccontare un Manzoni diverso a livello biografico. Gli studi archivistici di Isabella Beccherucci hanno permesso di ricostruire un Manzoni diverso. Imprimatur si stampa i Manzoni del 2020 è la versione saggistica che appunto riproduce i risultati degli studi compiuti dall'autrice. E invece Gli amici di Brusuglio è la forma romanzo, il corrispettivo romanzesco, che è stato pensato per studenti della triennale. A mio parere è un po' difficile per gli studenti del liceo, o meglio può essere riservato a un pubblico di nicchia, di lettori esperti. Per gli insegnanti invece entrambe le opere, a scelta, versione saggistica o versione romanzesca, possono essere utili proprio per aggiornare la biografia di Manzoni e il modo in cui presentare Manzoni ai ragazzi. Attirare la loro attenzione, rendendo gli autori uomini, con i loro difetti, con le loro peculiarità, e non solo autori di carta, è una delle chiavi che oggi permettono l'accesso ai classici. Isabella Beccherucci ci presenta un Manzoni combattente, coraggioso, che cerca in tutti i modi di raggirare la censura austriaca a solo 31 anni. Ella infatti analizza gli anni dal 1816 al 1821, soffermandosi sul Conte di Carmagnola, sulla Delchi e sulla stesura del 5 maggio. È un Manzoni coraggioso e anche ironico, che con le armi dell'intellettuale combatte contro quello che è il suo nemico, che troviamo appunto qui in copertina, l'imperatore d'Austria Francesco I. Un Manzoni combattente che, è vero, pur non partecipando alle barricate, da intellettuale, dà il suo contributo alla causa risorgimentale e combatte per la diffusione della cultura nelle classi medie e popolari, in un clima di forte censura e forte controlli. Beccherucci ricostruisce anche le scuole di mutuo insegnamento che erano state realizzate in quegli anni a Milano. E analizza anche il rapporto con gli intellettuali del tempo. Nella versione romanzesca Gli amici di Brusuglio si ricostruisce un giallo fittizio, un'indagine poliziesca falsa, ma tutte le informazioni relative a Manzoni e alla sua vita intima e i rapporti con gli amici sono autentici, quindi è un altro modo per poter entrare nella biografia dell'autore. È significativo anche il ruolo che le donne assumono all'interno di questa narrazione. Ho in mente bene delle pagine che ho raccontato ai ragazzi e che hanno entusiasmato i ragazzi, in particolare il contesto in cui Manzoni va a concepire il 5 maggio, le sue passeggiate nella villa di Brusuglio, a braccetto con la madre e la moglie, il ruolo delle donne lettrici e mediatrici di romanzi della letteratura europea. E ancora Manzoni, che è profondamente colpito dalla morte di Napoleone, si chiude per un giorno e mezzo, un poco più, nel suo studio. I bambini vengono allontanati in un'altra ala della villa di Brusuglio e la moglie, al pianoforte, che accompagna il lavoro creativo di Manzoni con della musica. Quindi squarci di vita quotidiana che sicuramente possono interessare i ragazzi e renderci Manzoni più vicino a noi, più umano. L'altra opera importantissima per un aggiornamento bibliografico, questa per gli insegnanti, è il volume collettaneo di Paola Italia, Manzoni, del 2020. Un volume che racchiude tutti i principali studi critici sull'autore e quindi permette, come si vede anche dall'indice, opere e questioni, una consultazione, un aggiornamento rapido sulle questioni che maggiormente possono interessare i singoli docenti. E sottolineo in particolare l'aggiornamento sulla colonna infame,
Oggi infatti non si può più prescindere da un approfondimento relativo alla colonna infame proprio per giustificare la finalità e la struttura stessa dei Promessi Sposi, dato che la parola fine è posta al termine della colonna infame. Sottolineo anche l'importanza di rivedere il romanzo illustrato, l'importanza delle immagini, così come Manzoni modello per gli autori del Novecento. Il testo di Paolo Italia ha avuto allora il merito di riassumere tutte le più importanti novità degli studi manzoniani dell'ultimo ventennio che hanno riguardato l'analisi sistematica delle carte manzoniane, degli archivi, delle biblioteche del Fondo di Manzoni, appunto, che si possono trovare nei libri quindi che si trovano nella Villa Manzoni di Milano, nella Villa di Brusuglio e anche per i libri che si trovano a Brera. Un cantiere di studi che è ancora aperto e che riserverà ulteriori novità il prossimo anno. Gli apporti più significativi sono quelli di aver restituito un Manzoni che si inserisce appieno nel quadro europeo, nel tessuto risorgimentale e che ha quindi partecipato alle vicende del risorgimento attraverso la scrittura. Tre mi sembrano anche le novità più significative che possiamo utilizzare nella nostra didattica. Da un lato, che il 24 aprile 1821, la data d'inizio del romanzo, Fermo Lucio, è la data in cui il giudice Salvotti, funzionario della polizia austriaca, riesce a estorcere la confessione a Silvio Pellico, che era stato arrestato nell'ottobre del 1820. Non è un caso allora che il Fermo Lucio sia stato iniziato proprio in questa data. Manzoni è profondamente colpito da questo fatto. Nel maggio, infatti, usciranno altri nomi, personaggi vicini a Manzoni, Melchiorre Gioia e Romagnosi, e anche Felice Confalonieri. E quindi, dal 24 aprile 1821 al 17 settembre 1823, la scrittura di Manzoni è una scrittura rapida, è una scrittura molto intensa. E lavora appunto alla sua opera con frenesia, e dal 23 inizierà la sua riflessione linguistica. Il secondo aspetto è che la storia della colonna infame non è solo un testo centrale della struttura narrativa dei Promessi Sposi, come ho accennato prima, ma addirittura in questi studi recenti viene considerato anche l'occasione, il nucleo generativo dei Promessi Sposi, quello che ha dato origine al romanzo, perché gli studi d'archivio hanno rintracciato una lettera dell'aprile 1821 a Victor Cousin da parte di Hermes Visconti, in cui Hermes Visconti scambia confidenze in relazione ai fatti relativi a Piazza e il Mora, confidenze legate al rapporto con Manzoni, in merito a pagine che Manzoni ancora non aveva scritto, perché si troveranno nel tomo quarto del Fermo Lucio. E appunto Hermes Visconti sarà il primo lettore del Fermo Lucio. Segno allora che Manzoni già nel 21 aveva in chiaro in testa un progetto e aveva letto appunto gli atti del processo già a 19 anni nel giorno del custode e appunto ora aveva cercato di approfondire questa storia e di appunto inserirla all'interno di un testo narrativo. Il terzo approccio significativo, il terzo contributo significativo è quello fornito da Paola Italia. Il materiale è stato tutto dato e consegnato ai docenti appunto collegati, ovvero lo studio di un manoscritto ritrovato a Lecco che contiene il riassunto dei Promessi Sposi ad opera di un copista in bella copia del 1824, molto vicino alla prima minuta del Fermo, e anche la lettera sul romanticismo appunto a Cesare d'Azeglio. Dallo studio di questo manoscritto di Lecco, Paola Italia ha potuto appunto dimostrare come il titolo che Manzoni aveva pensato in merito alla 27 doveva essere inizialmente Gli sposi promessi. Un altro testo fondamentale per un'analisi linguistica è il volume di Maria Rosa Bricchi, Manzoni prosatore, un percorso linguistico del 2021. Si tratta di una antologia di testi e
e di passaggi commentati dal punto di vista linguistico ad immediato uso in classe. Per molti docenti, probabilmente, l'analisi linguistica rappresenta un punto di debolezza, perché presuppone appunto conoscenze di linguistiche che non tutti possono aver approfondito nel percorso universitario, di cui anche la necessità dell'intervento di Polimeni nella prima parte del nostro incontro. Questa antologia di testi è fondamentale e passa in rassegna tutto l'arco della scrittura manzoniana, il romanzo, Fermo Lucia e in particolare appunto Ventisettana e Quarant'anni. Ogni brano manzoniano è commentato da un punto di vista sintattico, morfosintattico, con osservazione anche in merito alla testualità. Bricchi evidenzia come Manzoni sia stato il primo ad affermare la necessità di una lingua nuova, accessibile a tutta la nazione, dal momento che quella letteraria era inadatta alla comunicazione quotidiana. E quindi una lezione fondamentale da trasmettere ai ragazzi è quella che la lingua è necessaria, è fondamentale per capire e per dimostrare. Ecco allora che l'analisi linguistica proposta ai ragazzi può diventare lo spunto per esercizi di produzione, per lezioni con focus su procedimenti argomentativi. Per insegnare ad argomentare è importante offrire ai ragazzi dei testi modello e quelli presentati da Maria Rosa Bricchi possono appunto essere modelli per argomentare, certamente di un livello medio-alto. Il terzo strumento fondamentale per la didattica è il portale Manzoni Online, che appunto offre a un pubblico di lettori, ricercatori, ma anche per la scuola, la presentazione sintetica e la catalogazione di opere, manoscritti, lettere e della biblioteca dello scrittore, e quindi si presta a un utilizzo didattico. Abbiamo detto che i Promessi Sposi richiedono la mediazione dell'insegnante proprio per la difficoltà del testo per i lettori di oggi, i nostri studenti, e quindi richiedono una lettura guidata di ampie porzioni e una condivisione di significati con la classe. Allora è possibile condividere con i ragazzi la lettura attraverso metodi e strumenti diversi. In questo caso si può far capire loro come i Promessi Sposi siano un'opera mondo. È quindi significativo andare avanti e indietro nel testo, quindi procedere per larghe campate, secondo un suggerimento che abbiamo proposto in passato anche per la Divina Commedia. E d'altro lato, ancorare alla lettura di passi anche esercizi di scrittura. Utilizzare quindi i Promessi Sposi come un testo modello per scrivere. Il primo metodo, la prima modalità è quella di sfruttare le immagini a partire da un testo che consiglio fondamentale per sviluppare queste tematiche, che venne pubblicato nel 2018 da Daniela Brogi. Un romanzo per gli occhi, Manzoni, Caravaggio e la fabbrica del realismo. Contiene numerosi spunti proprio per analizzare la dimensione visuale dei Promessi Sposi. Un lavoro che abbiamo già proposto in relazione a Dante, che quindi si rivela produttivo. Qui alcuni capitoli. Vivere con uno sguardo, la storia di Gertrude, quindi il tema dell'ombra e della luce, e appunto in relazione al personaggio e i rapporti tra Manzoni e Caravaggio. Tematiche che sono state riprese anche in un testo recente di Simone Giusti. È importante attraverso la prospettiva di Daniela Brogi evidenziare la cultura visuale di Manzoni. I Promessi Sposi come romanzo per gli occhi, per la propensione visiva, globale, che può essere oggi riletta anche alla luce degli studi attuali proprio sulla visività e l'importanza di questa dimensione per i nostri studenti. Manzoni va a recuperare proprio quella cultura visuale che era il primo requisito di leggibilità del mondo, del reale, nelle culture popolari e nell'universo premoderno. E quindi siamo di fronte a un vero e proprio realismo, diciamo così, autentico. E quindi è possibile mostrare agli studenti questa attitudine descrittiva dei Promessi Sposi, nel momento in cui lo spettatore è calato
nel campo visivo dei personaggi, è quasi risucchiato all'interno della scena. Ecco allora l'importanza di guardare le vignette che accompagnano, le illustrazioni che accompagnano la quarantana. Gli studi recenti hanno proprio messo in luce la meticolosità con cui Manzoni aveva studiato ogni aspetto della quarantana, anche l'aspetto figurativo, dando agli incisori delle indicazioni chiarissime, precise, puntuali, indicazioni che gli illustratori hanno seguito alla lettera. Abbiamo proprio gli autografi manzoniani che sono stati appunto studiati. E quindi l'importanza di collegare questa dimensione visuale proprio alla narrazione. E quindi la prima scena. I campi visivi si moltiplicano perché per una di queste stradicciole noi abbiamo appunto un occhio del lettore e un ritratto dinamico di Don Abbondio mentre sta passeggiando. Dall'occhio del lettore, in questo vortice di sguardi, ci spostiamo all'occhio del curato perché alza gli occhi dal libro e drizza, come era solito, lo sguardo al tabernacolo. Quindi la visione di Don Abbondio, appunto, i bravi da un lato, una descrizione dettagliata di particolari, statica, e di fronte il tabernacolo con le anime purganti, è lo sguardo che ancora viene moltiplicato perché è il tabernacolo sul quale erano dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta e che agli occhi degli abitanti del vicinato significavano fiamme. E poi ancora i due bravi ai lati che si guardano in viso. E ancora Don Abbondio che, tenendo il breviario dinanzi, come se leggesse, spingeva lo sguardo in su per spiare le mosse di costoro. Quindi questo circolo di sguardi, questo occhio che appunto dal narratore va nel personaggio, quindi nel lettore. L'importanza allora in classe della dimensione visiva. Con gli strumenti informatici quindi è importante fare una ricerca dei termini legati alla vista, con una conseguente riflessione su di essi. Vedere, scoprire, dare un'occhiata. Questa attenzione alla dimensione visiva appunto rende la drammaticità della scena, per cui lo spettatore si unisce alla visione dinamica dei personaggi. Come vediamo anche in questa raffigurazione, noi vediamo attraverso gli occhi dei personaggi. Renzo vede i tumulti, vede la scena della madre di Cecilia. La monaca di Monza viene vista da uno sguardo altrui che ruota dal barciaio, da Lucia Agnese, dal narratore e poi dallo sguardo della famiglia e della società. E quindi riflettere sul realismo e la credibilità dell'opera, proprio perché è legata alla visione. E ancora questa vignetta appunto, misteriosa che è stato oggetto dell'attenzione degli studiosi, è un appello visivo al lettore, per altri, a guardare, fare attenzione ai particolari, e quindi noi possiamo rivolgere ai nostri studenti. Oppure per altri sarebbe proprio Bortolo, perché corrisponde alla tipologia figurativa. Qui siamo verso appunto la fine del romanzo. La quarantana quindi può essere presentata come un graphic novel ante litteram, perché appunto il passaggio scrittura cultura figurativa potenzia il senso. Possiamo quindi presentarlo proprio come un ibrido visivo, un combinato mediale. E questa dimensione visiva Manzoni l'ha recuperata anche per combattere le edizioni pirata che in pochi anni appunto erano uscite. E quindi appunto è anche una forma di tutela per quanto Manzoni aveva concepito. È quindi importante ragionare sulla collocazione delle vignette e del loro rapporto col testo scritto. In che modo le vignette collaborano a rendere più esplicito il senso dell'opera? In che modi l'immagine dialoga con la parola e la potenzia? Qual è la funzione dell'immagine, appunto, nella impaginazione? Può essere prolettica, analettica, allegorica. E anche un approfondimento, e appunto la bibliografia e dei materiali forniti andavano in questa direzione, un approfondimento della storia della fortuna cinematografica e visiva dei Promessi Sposi è sicuramente un qualcosa che interessa molto ai ragazzi. E ancora, una delle modalità di scrittura che vengono praticate al biennio è proprio il testo descrittivo, che può essere il punto di partenza anche per altro. E quindi, appunto, utilizzare Promessi Sposi come testo base, testo modello, per la descrizione dei personaggi.
nel caso di Renzo, quindi vediamo da un lato le parole a cui segue l'immagine. Nel testo abbiamo dei particolari, il grangala, le penne di vario colore, il cappello, il pugnale, e l'immagine che completa questa descrizione. Lucia invece è presentata con una tecnica opposta. Abbiamo un'immagine, questa è come Renzo la pensa, e poi abbiamo appunto il ritratto verbale. Nel caso di Gertrude, gli studiosi hanno evidenziato appunto la simmetria nelle pose delle due donne in merito alle due vignette che qui vedete. Nel caso di Gertrude abbiamo prima ritratto verbale attraverso le parole degli altri e quindi con inversione poi l'immagine, il ritratto visivo. E il gioco di contrasto nelle presentazioni è simile. Entrambe vengono presentate dall'alto verso il basso, cioè il contrasto bianco-nero, turbamento leggero in un caso e nell'altro, Gertrude, una bellezza sbattuta, sfiorita, scomposta. Oppure Don Rodrigo, paragonato a una statua decapitata, perché noi troviamo solo un ritratto a mezzo busto nel primo capitolo dei Promessi Sposi, quindi manca completamente un ritratto verbale e poi ci sarà appunto il ritratto del palazzotto. Oppure Bortolo è privo di ritratto, viene nominato al capitolo 4 e poi appunto compare in tre vignette a figura intera. E quindi appunto, la significatività di esercizi di scrittura per mostrare proprio quello che è il grande principio della narrazione, mostra, non dire, e Promessi Sposi sono significativi per questo. Quindi esercizi sul testo descrittivo a partire dalle pagine manzoniane. Descrizione, ad esempio, gli oggetti. Con gli oggetti, Don Abbondio, no? Punta del cappello che tocca terra, il fiaschetto che indica appunto piccoli privilegi e la sua routine. Una descrizione attraverso i luoghi e la loro relazione con le personalità, il classico palazzotto di Don Rodrigo, ma anche le tavole e le cucine. E nel libro di Daniele Abrogi abbiamo un percorso legato a questo. Oppure descrizioni di luoghi, di architettura, i palazzi delle facciate che riproducono palazzi reali esistenti a Milano, con la possibilità appunto di cercare in rete, ad esempio per gli indirizzi artistici. Oppure ancora a partire appunto da questa vignetta, il gusto gotico, a proposito delle unzioni, il lupo sotto il letto e i gattoni di Promessi Sposi 32. Se non è possibile leggere nella loro interezza i Promessi Sposi, è possibile applicare il metodo della lettura a blocchi per larghe campate, seguendo dei filoni tematici. Ipotizziamo una lettura in classe dei primo blocco, primi 8 capitoli, poi ancora il blocco dei tumulti, poi da qui partire con appunto, dei collegamenti, delle letture che attraverso le immagini gli studenti possono fare, con un'indicazione precisa di capitoli. Ad esempio, a partire dalla tavola imbandita. Centrale nei Promessi Sposi sono i rapporti di forza. È ovvio che possiamo spiegarli facendo gli schemi alla lavagna, facendo leggere la saggistica, Calvino, oppure attraverso un lavoro di esplorazione attraverso il testo e le immagini. E i rapporti di forza sono ben visibili proprio attraverso il tema della tavola imbandita. Ne parla anche Daniela Brogi. Guardiamo semplicemente le immagini. Come sono le tavole e i pranzi presso appunto gli aristocratici, le tavole imbandite dei ricchi con la servitù, questa struttura circolare, questa attenzione per gli arredi. I momenti della conversazione a tavola sono significativi perché in essi la grande storia entra attraverso le parole dei personaggi. Sono quindi i momenti in cui grande storia e piccola storia si intrecciano. E poi ancora la visione delle tavole dei più poveri, dell'osteria, quindi il filone tematico dell'osteria. Qui vediamo appunto la divisione in gruppi, il chiacchiericcio, la mancanza di compattezza nella visione e nell'interpretazione del reale. E quindi appunto la figura dell'oste, del linguaggio, degli imbrogli. Le vignette poi sono significative perché contengono numerosi rimandi tra di loro. E la gestualità è efficace. È importante ad esempio notare la gestualità di Renzo nell'indicare l'osteria, la locanda. Ancora questa gestualità che è legato a un Renzo sostanzialmente ubriaco, quindi un Renzo che da lì vivrà brutte avventure, commetterà degli spropositi. Consiglio a questo proposito anche il testo di Salvatore Silvano Nigro, appunto La funesta docilità, anche questo recente e significativo per la tematica.
O ancora il ruolo del vino, privilegio per pochi, i piccoli privilegi di Don Abbondio che ha scelto il sacerdozio per godere di questi privilegi. E il vino, nel caso di Renzo, non abituato e quindi appunto legato a spropositi e a disavventure. O ancora le tavole e le cucine presso i più poveri. I ragazzi hanno notato più volte in classe proprio la disposizione dei bambini che stanno in piedi, ancora il focolare e gli oggetti dell'intimità domestica, come appunto i famosi panni sporchi nella scena finale, nel quadro finale dei Promessi Sposi, nell'ultima rappresentazione. E ancora gli oggetti ci permettono un richiamo a Caravaggio e alla pittura del Seicento, quindi l'aspetto figurativo che la Brogi ha studiato. Nature morte, gli oggetti del mondo quotidiano, che ancora permettono di indagare grande storia, la piccola storia, soprattutto considerando il rapporto tra sfondo e primo piano. Per esempio, è stata riconosciuta la derivazione di questa posizione di Agnese che conta al denaro, come appunto l'immagine di Caravaggio. E ancora con Caravaggio, o in generale con la pittura del Seicento, visto che Lutorio è milanese, appunto, dei bei percorsi anche a Brera, osservare la realtà figurata nei quadri del Seicento e confrontarla con i Promessi Sposi, oppure anche semplicemente con Caravaggio e tagli di luce. Fare delle inferenze sul significato. Questi tagli di luce rendono evidente l'accidentale, conferiscono teatralità, dinamismo e quindi sono presenti in momenti particolari del romanzo. Ad esempio, i tagli di luce in relazione al tormento della notte dell'innominato. E ancora ricorrono in relazione a Don Rodrigo. Altri esempi di percorsi tematici alla campate che si possono appunto sperimentare in classe. Seguendo tracce iconografiche, tabernacoli, quadri, insegne, come appunto il volume di Daniela Brogi insegna, le immagini degli animali e le loro valenze in base a situazioni e personaggi, e appunto in bibliografia troverete dei riferimenti per poter sviluppare questo percorso. E ancora seguendo le dinamiche dello spazio e del paesaggio, dalla scena iniziale, quasi idillica, al perturbante del capitolo ottavo, e poi ancora appunto, lo spazio cittadino, le immagini della folla e del groviglio. Il percorso classico è quello della parola del romanzo e appunto in bibliografia un aggiornamento di un interessante percorso di Duccio Tongiorgi, quindi recente, che è spendibile a scuola. Il tema dell'italiano e del latino, del fraintendimento, della scrittura, della manipolazione del discorso. E ancora si può ragionare sulla triade, tre mali attuali, epidemia, guerra e siccità, che si ricollegano appunto alla carestia, alla peste e alla guerra, che Voltaire aveva definito i tre ingredienti più famosi di questo mondo. Anche qui molti saggi in questa direzione permettono quindi importanti collegamenti tra la situazione del Seicento e la nostra attualità. Ancora, per quanto riguarda la scrittura, l'approfondimento del testo argomentativo e saggistico, sia a partire dai passi esemplari analizzati da Maria Rosa Bricchi la riflessione manzoniana per cui la scrittura è necessaria per capire e per dimostrare. Quindi è possibile trarre spunti molteplici da personaggi e situazioni del romanzo. I Promessi Sposi si prestano tantissimo a lezioni di educazione civica. Si può costruire intorno a alcuni temi anche dei veri e propri processi a personaggi, in forma anche di dibattito, visto che oggi è una pratica molto utilizzata nelle scuole, oppure una scrittura a ricalco di pagine di taglio argomentativo, a partire anche dalla storia della colonna infame, che è significativa per studiare quelle mosse argomentative che sono tanto importanti per la tipologia B ad esame. Un ultimo spunto viene dal digitale, dalle possibilità che il digitale oggi offre. Come mostrato in precedenza, appunto, il portale alessandromanzoni.org è il prodotto più significativo degli studi degli ultimi anni e va a potenziare proprio il close reading, perché si può entrare e visualizzare la scrittura di Manzoni e i testi da lui annotati o appunto i testi autografi. È importante quindi vedere la dimensione materiale del testo.
entrare nella biblioteca dell'autore. I ragazzi possono così capire la fatica che sta dietro il lavoro dello scrittore. Manzoni è un autore che scrive, che corregge, riscrive, cancella. Anche solo queste pagine liberamente consultabili ci permettono di trasmettere la difficoltà della scrittura, di andare a vedere appunto, i suoi appunti, le citazioni e anche quelle note bibliografiche che Manzoni appunto componeva per ricercare informazioni in merito alle pagine poi storiche, i segnalibri, le orecchie che segnalano luoghi significativi. E quindi è importante ragionare con i ragazzi quali sono i processi di scrittura che Manzoni aveva attuato, come lavorava, come corregge, quanto spazio è lasciato, ed è notevole, alla correzione. Generalmente io mi soffermo sui postillati, è possibile quindi visionarli. E in questo caso proprio vedere gli appunti che Manzoni svolgeva per poi costruire delle controargomentazioni. Notare quanti pregiudizi abbia qui affastellati l'autore per non aver preso il vocabolo purità nel suo senso ovvio universale, ma attribuitogliene uno stranissimo suo. Il senso ovvio è quello inteso, eccetera. Quindi appunti, note, che sono significative per creare un discorso argomentativo. E su questo io generalmente costruisco esercizi di scrittura, perché il testo argomentativo va introdotto a gradi. E quindi prima di far costruire delle argomentazioni ai ragazzi, impariamo a postillare, come fa Manzoni, dei testi argomentativi. Segnare i luoghi, appuntare una controargomentazione che poi verrà sviluppata in un paragrafo. Anche in questo caso, allora, è possibile partire proprio da degli originari manzoniani e studiare come Manzoni faceva. Importante poi il sito per esplorare la biblioteca dell'autore. Cosa leggeva Manzoni? Che cosa aveva annotato? Ovviamente noi possiamo fare questo discorso a livello teorico o assegnare, o leggere le pagine del testo che fanno riferimento alle fonti di Manzoni. Oppure possiamo far diventare i ragazzi protagonisti e andare a cercare queste informazioni. Navigare nel sito che vi ho segnalato e ricostruire la biblioteca di Manzoni cercando in autonomia le tipologie di libri presenti. Quindi la proposta di compito per casa è classificare tipologia di lettura per genere oppure cronologica, selezionare una consegna vincolata, nel mio caso chiedo 10 opere che si ritengono significative ed esemplificative della biblioteca di Manzoni e poi se ne discute in classe. Che opera avete scelto? Perché è significativa in merito a un genere o in rapporto alla produzione dell'autore? È ovvio che poi i ragazzi tendono a selezionare o perché conoscono i classici, magari latini, oppure opere storiche, Machiavelli, e l'insegnante subentra e segnala quelle che sono state poi significative. È possibile anche proprio creare un confronto tra la biblioteca di Manzoni e la biblioteca di Don Ferrante. Generalmente consegno uno schema grafico, questo generalmente bianco, e va costruito qui, dividendo per categorie quali sono appunto i libri presenti nella biblioteca di Don Ferrante, che rappresenta appunto un erudito. I ragazzi completano, in questo caso appunto dalle letture amene, poi andiamo verso i testi di Aristotele, di astrologia, eccetera, e di conseguenza, ricercando sul sito, creare uno schema analogo, bastano anche semplicemente dei riquadri, per inserire la biblioteca di Manzoni e confrontarle. Cosa vuol dire essere erudito? Perché Manzoni è critico verso gli eruditi? Ricordiamoci poi che appunto i libri possono fare impazzire. La biblioteca di un autore è significativa, qui ho riportato la famosa immagine del Don Chisciotte. Filo Editor è importantissimo. È appunto un progetto realizzato dalla Università di Bologna e che permette di interrogare in modalità sinottica e variante i testi dei Promessi Sposi. Innanzitutto è significativo perché costituisce un testo affidabile e consultabile online. Quindi, riprendendo le osservazioni di Paola Italia, è importante ragionare con i ragazzi su l'affidabilità dei testi in rete. Quindi si apre un settore e un tema molto importante. Come Paola Italia ha individuato, i nostri studenti sono lettori Google, non sono studenti, non sono lettori esperti che vanno a cercare edizioni affidabili, sono lettori Google che si affidano al motore di ricerca
E quindi qui riporto i dati dell'indagine di Paolo Italia, quindi su 380.000 risultati per il testo di Promessi Sposi, solo una decina sono testi certificati. E i ragazzi devono sapere questo aspetto, lo devono conoscere. Generalmente, appunto, i testi certificati sono su Biblioteca Italiana, presenta infatti l'edizione di Chiari Ghisalberti. Biblioteca Italiana però non è indicizzata e quindi attraverso il motore di ricerca non è reperibile. Sia Wiki sia appunto altri siti presentano un testo non affidabile. Google Books riproduce dei cartacei spesso di origine non chiara, quindi non è sempre affidabile. Quindi, dopo questo primo discorso legato all'affidabilità testuale, è possibile con Philo Editor ragionare nella modalità laboratorio, ci si iscrive, sulle varianti e quindi proprio fare una lettura sinottica e applicare anche quelle indicazioni, quel metodo di lavoro che il professor Polimeni ha evidenziato nella prima parte di questo incontro, al posto dell'edizione sinottica cartacea. È un lavoro fattibile, significativo, che spesso propongo nei momenti finali del quarto anno, le ultime settimane, quando i ragazzi sono stanchi, il laboratorio di informatica. Studiano e confrontano le versioni. Peraltro i dati possono essere salvati e filtrati attraverso appunto la funzione dell'area registrata. Questa piattaforma permette proprio di studiare, perché sono individuati con diversi colori, quelle che sono state le operazioni di correzione di Manzoni, quindi toccarle con mano, l'inserimento, la cancellazione, l'ordine di parole. E poi si può fare un studio relativo alle varianti. Per esempio, divido la classe in quattro gruppi, assegnando loro porzioni testuali differenti e quindi i ragazzi sono invitati a individuare, rintracciare, a partire appunto dai colori e dalle varianti segnalate dalle piattaforme, le operazioni che Manzoni ha compiuto. Ad esempio, in riferimento ai passaggi descrittivi, oppure in relazione ai dialoghi tra Renzo Donabondio, appunto come la lingua viene utilizzata, oppure attraverso i dialoghi a ringa o i passaggi di tipo di taglio storico-argomentativo. Poi do sempre loro dei vocaboli da ricercare, con appunto la ricerca quantitativa, e delle osservazioni che poi vanno da fare, che poi vengono condivisi con il resto della classe. Sempre per Manzoni e il digitale segnalo questo strumento molto più raffinato, che è il Tool Voyant. È raffinato e può essere utilizzato in realtà su tutti gli autori, perché qui presuppone una mediazione dell'insegnante. Quindi l'insegnante deve caricare un testo affidabile e quindi prepararlo prima di fare la lezione e quindi eliminare le parole vuote. Una volta che abbiamo caricato il testo, con la guida dell'insegnante, è possibile, appunto, unire il close reading con il distant reading, appunto. Quindi partire da porzioni testuali e da qui collegarci ad altre porzioni testuali attraverso, appunto, l'interrogazione. Qui ci sono varie modalità, sequenze, appunto, occorrenze, e appunto generare grafi. E quindi sono significativi lavori che, per esempio, ci chiariscono. Il fatto che Renzo compare molto di più rispetto a Lucia, quindi le occorrenze, oppure i lavori legati a parole chiave, la provvidenza, in che contesti compare, quali sono i significati, appunto, nei grafi, questa è un'immagine, quindi, ma nei grafi sul sito i punti sono sensibili e quindi appunto i dati vengono direttamente visualizzati. Queste immagini invece fotografate ovviamente non compaiono. E ancora, appunto, ricerche lessicali che vengono poi trasformate in grafici. Per esempio, gli appelli al lettore, qual è appunto la loro frequenza? O, come suggerivo all'inizio, un'indagine sulle frequenze e la distribuzione dei verbi connessi alla dimensione visiva. Anche questo aspetto è significativo, perché ci permette di collegare, per esempio, il termine occhi, tra di loro personaggi, episodi anche diversi, quindi favorendo il distant reading.
Per esempio, l'espressione occhi al cielo compare per lo più solo in riferimento a Lucia e Fra Cristoforo. Quindi, appunto, gli occhi verso l'alto, e questo è significativo in relazione ai personaggi. Invece, occhi bassi è generalmente una connotazione dei personaggi più umili. L'espressione si ritrova in relazione a Lucia, in relazione a Renzo dopo i tumulti, e solo una volta abbinato a un personaggio di alto lignaggio come Don Rodrigo, ma in senso ironico, nelle parole di scherno del cugino. Anche qui allora vediamo che attraverso appunto le trafile di parole, ricerche lessicali, è possibile collegare tra di loro passi molto lontani. E qui appunto si segnala ulteriore appunto, bibliografia aggiornata che può essere utilizzata dai docenti per aggiornamento e per appunto, nuovi progetti didattici. Infine ricordo che i docenti che seguono le proposte formative dell'università ricevono anche del materiale utile e splendibile in classe, come rassegne bibliografiche, PowerPoint. Questa, a titolo d'esempio, è la rassegna bibliografica abbinata appunto all'aggiornamento su Manzoni, quindi test di taglio scientifico, ma sempre selezionati in quanto reperibili facilmente e soprattutto spendibili in classe, non troppo specialistici. Quindi articoli, sitografia su cui reperire appunto le indicazioni, anche in relazione a tematiche affrontate. Ricerche bibliografiche, materiale video, proprio un registro che permette, anche in chiave didattica, di spendere in classe molte di questi materiali. Per scrittura argomentativa, esempi di processi ai personaggi e poi appunto le bibliografie specifiche legate ai singoli interventi. Quindi un materiale ricchissimo che appunto correda le iniziative formative dell'università. E quindi vi invitiamo a seguire le iniziative formative e a scrivere per informazioni al mio indirizzo mail marianna.villa@unimi.it. Al prossimo incontro.